Ebbene, ci risiamo. Per l'ennesima volta una triste pagina della società contemporanea viene sporcata con dichiarazioni inutili, superflue, ampiamente evitabili. Mi riferisco ovviamente a quello che Trump ha dichiarato nelle ultime ore in seguito alle due sparatorie che si sono verificate in Ohio e in Texas. Due sparatorie che hanno riportato al centro dell'attenzione ovviamente la questione della libera vendita delle armi sul suolo americano. Due situazioni veramente terribili che hanno spinto il presidente americano a fare le solite inutili dichiarazioni sulle presunte responsabilità di questi gesti dei videogiochi. Cioè, se qualcuno può comprare liberamente un'arma e utilizzarla in maniera sconsiderata, la colpa è dei videogiochi che glorificano la cultura della violenza, secondo lui. Io non riesco a comprendere come mai negli ultimi 10 anni, ogni qualvolta si verifica un fatto di cronaca estremamente violento, l'attenzione di molti politici, internazionalmente parlando, e di una buona fetta della stampa vada a puntare sul videogioco come causa scatenante. Capisco che sia un argomento che suscita grande stupore nell'opinione pubblica, che nelle persone che non vivono e non conoscono questo mondo possa anche suscitare un certo sgomento, no? Stupore. Ah, ecco la causa. In realtà è veramente triste che venga manipolata la percezione di una situazione a proprio uso e consumo per spostare l'attenzione dalle cause reali alle cause presunte. Allora, se in America chiunque può comprare un'arma con estrema facilità, il fatto che poi la possa usare per fare quello che il cervello gli dice in quel momento non può essere di certo imputabile a un videogioco. Cioè, leggere dichiarazioni in cui si parla di glorificazione della violenza nella società per colpa dei videogiochi è una frase che, analizzata concretamente, non ha il minimo fottuto senso. Perché la glorificazione della violenza, così definita, è un qualcosa che fa parte della narrativa di qualsiasi medium degli ultimi 200 anni, nei libri. C'è sempre stata nella televisione, c'è sempre stata, ma anche nei racconti via radio. È sempre stato un tema trattato semplicemente perché la violenza fa parte del genere umano e come tale viene raccontata spesso e volentieri, ma da lì al glorificarla credo ce ne passi. Allora, io continuo a non capire perché sia così difficile, o meglio, lo capisco perché sia così difficile ammettere che il problema sono le armi vendute liberamente, di base, o meglio, il fatto che la vendita delle stesse venga portata avanti senza grande attenzione. Perché poi ti ritrovi di fronte a documenti come quelli condivisi da il fu Reggie Fils-Aime, vecchio presidente di Nintendo America, che ha riportato su Twitter un messaggio che vi starete vedendo in questo momento, in cui fondamentalmente fa capire che non c'è nessuna correlazione tra una vendita di videogiochi particolarmente alta e delle stragi. Tant'è che appunto in Corea del Sud, che è il paese con il più alto consumo pro capite di videogiochi, i casi di morte violenta sono bassissimi, mentre in America, che è al terzo posto, il grafico si impenna mostrando che appunto la correlazione forse non è legata all'utilizzo di videogiochi. Per cui il problema qual è? Che il mercato delle armi è talmente florido e talmente importante per l'economia americana che non si può prendere di punta. E quindi quando c'è una causa così grande che porta a parlare delle armi, bisogna spostare l'attenzione su qualcos'altro. E qual è il capro espiatorio preferito dell'opinione tutta, dell'opinione pubblica tutta? E sono sempre i videogiochi, perché è facile prendere il videogioco e dire: ecco, vedi, questo giocava a Fortnite, giocava a Call of Duty, ecco perché è diventato un pazzo maniaco. Non è proprio così. Nel senso, io credo che su una mente malata, che si lascia condizionare, si lascia trasportare dai pensieri oscuri, un videogioco ha lo stesso effetto che potrebbe avere un film. E
e ha lo stesso effetto che potrebbe avere un libro su una mente debole, malata e con delle devianze particolarmente spiccate che portano a interpretare male i segnali dell'universo, qualsiasi cosa può rappresentare una causa scatenante. Ma non è che se io leggo solo Topolino, allora e vado a farmi saltare da qualche parte, la colpa è di Topolino, di chi lo scrive o di chi lo disegna. Voglio dire, ripeto, il motivo per cui vengano usati i videogiochi come capro espiatorio è chiaro. Non si può parlare della causa reale. Però credo che potrebbe esserci un modo più sottile per evitare brutte figure come in questo caso. Perché, ripeto, tutto può avere un impatto devastante su una mente fragile. Tutto. Un libro, anche un disegno può avere un impatto devastante. E non capisco perché, anzi, io credo che paradossalmente il videogioco possa essere una forma di sfogo per tante persone, che permette a tante persone di sfogare certi istinti virtualmente affinché non lo faccia poi concretamente. Ci sono stati studi riguardo a questa cosa, ovviamente nessuno si è filato perché fa comodo ignorarle certe cose, però appunto resta il fatto che gli argomenti legati a questa situazione sarebbero tanti, un po' come quando si parlava del bullismo scaturito da Fortnite o dal genere Battle Royale, che è una cosa veramente priva del minimo senso, e anche quella, insomma. È un argomento su cui potremmo star qua a chiacchierare per giorni, secondo me, ma credo che sia talmente ovvia la risposta, cioè che il videogioco non c'entra nulla fondamentalmente con quello che poi uno fa nella vita reale, perché appunto è un hobby, è un intrattenimento, e per quanto ci siano persone che lo vivono in maniera più duratura rispetto ad altre, è pur sempre un passatempo e tale rimarrà e come tale verrà concepito dalle menti che ci si troveranno a passarci del tempo sopra. Per cui insomma, io vorrei veramente che questo mondo venisse compreso un po' di più, venisse capito, venisse conosciuto dai più, affinché dichiarazioni come queste non suscitino più tutta questa sorpresa, tutto questo stupore, ma vengano viste semplicemente come il triste tentativo di una persona di potere di spostare l'attenzione su qualcosa che fa comodo per far sì che le cause reali non si guardino mai.